Salve a tutti amici di Marcosbox, ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. Come avete avuto modo di vedere, la pausa estiva si è protratta più a lungo del dovuto. Non ci sono state tante video chiacchierate, a parte qualche video scherzoso che ho fatto per la mia cerchia Linara su Google Plus. Ritorniamo a settembre. Come avete avuto modo di vedere sul blog, sono subentrati due nuovi collaboratori, amici, perché collaboratori non mi piace come termine, che sono Marco Persi, scusate, non mi veniva il cognome, Marco Persi, che proporrà principalmente guide. Ne ha iniziato subito con il bot, facendo un'ottima guida sulla post installazione di OpenSUSE, e l'altro è Vincenzo Salmena, sì, ho detto bene il cognome, che appunto subentrerà per argomenti un po' più tecnici, cui è anche un utente gentoo, quindi è come Rodrigo, quindi un utente che qualcosa in più ne sa rispetto al sottoscritto. Ne approfitto di questo post per fare un breve riassunto di quello che è successo negli ultimi mesi, perché, come appunto ho detto, c'è stata una piccola pausa e quindi non ho avuto modo di fare tanti video. Beh, le novità principali sono state principalmente l'arrivo di KDE 4.11, la nuova versione di KDE che sta portando dei notevoli miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni del desktop. Io lo sto provando, l'ho provato sia su Ubuntu, cioè su Kubuntu, che su OpenSUSE. Attualmente sono su Fedora. Breve parentesi, sono su Fedora, ma non ho fatto la conversione definitiva, quindi tornerò a casa Kubuntu prima o poi, nel breve periodo. Ed è qualcosa che mi sta entusiasmando perché continua a essere sempre più veloce di release in release. Questa attenzione da parte dei sviluppatori nel eliminare bug, alleggerire il sistema, mi sta piacendo e quindi ottimo lavoro. Un'altra notizia degna di nota degli ultimi periodi, degna di nota per i più ubuntisti di voi, è l'apparizione di Ubuntu nello spot della Mercedes-Benz per l'auto che si guida da sola. È piaciuta questa notizia, visto che ha avuto molte condivisioni, proprio perché dimostra come la qualità del software libero sia apprezzata anche dai programmatori che fanno programmi per altri settori inimmaginabili. L'auto che si guida da sola. Che cosa c'è da dire? Beh, in questo periodo c'è stata anche un'altra grande notizia, ovvero l'abbandono momentaneo da parte di Intel, che ha annunciato che i nuovi driver 3.0 di Intel non supporteranno XMIR. XMIR è il display server intermedio che sta introducendo Canonical e che vedremo su Ubuntu 13.10 e poi successivamente su Ubuntu 14.04, che come ben sapete MIR rappresenta, mazza che vento, rappresenta una via di mezzo tra, cioè una specie di, nasce per contrastare Wayland e avere un controllo interno. Questa notizia non è piaciuta a molti perché comunque significa perdere un supporto importante e Canonical dovrà continuare in questo periodo, almeno finché non cambiano le cose, ad apportare delle patch post driver, cioè farli e non avere un supporto appunto nativo da parte di Intel. Vediamo le altre notizie quali possono essere. Beh, c'è stato un ritorno di quando di paga in frasca, così come le sto leggendo un po' dal blog. Chocock, il client Twitter per KDE, che tanto è piaciuto
in passato, adesso fortunatamente lo sviluppatore ha trovato nuovi stimoli, ma tempo e aiuti per poter continuare il progetto e ha rilasciato la nuova versione 1.4. L'altra grande notizia di questo periodo è stata l'acquisizione da parte di Microsoft della divisione cellulare di Nokia del marchio Lumia. Ho pubblicato questa notizia perché, come avete avuto modo di vedere sul blog, ho iniziato a introdurre la categoria smartphone, quindi ogni tanto vedrete qualche notizia riguardante queste cose. È una notizia che tutti quanti ci aspettavamo perché fin dall'inizio, fin da quando Elop è stato piazzato lì in Nokia, tutti quanti pensavamo che sarebbe stata la fine di Nokia e l'acquisizione e sarebbe stata l'acquisizione da parte di Microsoft, e così è stata. Probabilmente mirerà a fare come dire, un ecosistema completo al pari di Apple. Vediamo altre grandi notizie di questo periodo, quali sono state. Il posto sulle Wings, che farà tanto piacere a Stefano, che ha avuto un enorme successo e che non mi aspettavo, manco morto, una cosa del genere. Significa che piace, guardate il numero di condivisioni, cioè. Vabbè. Ci sono state in questo periodo numerosi aggiornamenti da parte del team di Linux Mint, che sta rilasciando pian piano alcuni dei componenti e delle novità che vedremo su Linux Mint 16 e su Cinnamon 2.0. Abbiamo visto che è stato introdotto il nuovo tool Mint Stick, o meglio, il vecchio tool Mint Stick, che è stato potenziato ed è stata aggiunta una funzionalità che nessuno ci aveva mai pensato, cioè la possibilità di formattare direttamente le chiavette USB cliccandoci con il tasto destro sopra. Che cosa che, come voi sapete, in Linux altri ambienti non prevedono una cosa del genere. Ed è una cosa che può piacere a molti. L'altra novità è criticata da molti. L'introduzione dei singoli eventi della possibilità di personalizzare i singoli eventi sonori. A molti non gliene può fare di meno di una cosa del genere, però comunque è un di più che prende ispirazione dal mondo KDE, ed è una cosa che piacerà a molti perché fa sempre piacere avere il controllo totale sulla distribuzione, su tutti quanti i vari elementi. Anche se di una cosa frivola come gli eventi sonori. Vediamo un po' altre notizie del periodo. Sto andando un po' a ritroso, un po' in avanti, così come le leggo. C'è stata la pubblicazione di una nuova versione di CalligraAutor, che è un programma molto interessante. Non so se avete letto i vari articoli che dedico a questo software. È un nuovo programma della suite Caligra che è destinato a tutti quanti gli scrittori incalliti o gli scrittori alle prime armi. Offrirà una serie di strumenti, offre già perché è già operativo, una serie di strumenti e ne offrirà tanti in futuro per la stesura di libri, quindi riferimenti temporali, note, possibilità di avere una modalità di scrittura senza distrazioni, possibilità di esportare direttamente nel formato EPUB e altre cosine che faranno la gioia di tutti quanti gli amanti della scrittura. In questo ultimo periodo, che infatti non avevo parlato, è stata rilasciata finalmente Elementary OS 1, la distro derivata da Ubuntu, che posso dirlo senza che mi picchiate, trae fortemente ispirazione dal mondo Apple, da OS X. L'ho provato un pochettino, mi è piaciuta però fino a un certo punto, perché comunque ha un concetto di desktop che non è il concetto che piace a me. Come avrete capito, a me piace l'aspetto stile Windows, cioè con la barra sotto, la possibilità di minimizzare le applicazioni. Questo è uno dei motivi, per esempio, per i quali non riesco a utilizzare New Mesh Shell per più di una settimana, proprio perché mi mancano tutte quelle piccole cose
che uso abitualmente sui desktop come KDE, Cinnamon, XFCE, LXDE. Tornando a Elementary OS Luna, mi è piaciuta fino a un certo punto come distro perché, a parte il lato grafico che è abbastanza curato, ci sono molte pecche, una su tutte, il fatto che il tema non supporta al meglio LibreOffice Calc. Questo è comunque un problema anche di altri temi come AdWords, perché anche AdWords ha delle tab microscopiche, però un po' di attenzione a questi piccoli dettagli, perché uno col computer non ci deve soltanto andare su Facebook, ci deve anche poter lavorare. E mi sembra anche una cosa sacrosanta. Che dire più? Che cosa dire più? Vediamo un po'. Vabbè, c'è stato il solito sfogo da parte di Linus Torvalds, che ha mandato a quel paese questa volta gli sviluppatori del socket ARM. Andatevi a leggere il post, è molto interessante il modo in cui ha augurato tante brutte cose a questi poveri sviluppatori. Poveri, non c'è chi. Vediamo altre notizie del periodo. Ecco, Wayland sarà disponibile come una sessione sperimentale all'interno di Fedora 20. Fedora 20 però subirà un ritardo nel rilascio di una settimana. Questa è stata annunciata adesso, quindi con molto preavviso, dovuto principalmente allo slittamento del rilascio di Fedora 20 Alpha di una settimana, che quindi ritarderà di una settimana di conseguenza il rilascio della versione stabile. Non è un dramma, anche perché l'hanno annunciato prima, quindi poi considerando i tempi di rilascio che sono stati della precedente versione, lo slittamento, quindi non mi sembra un dramma una settimana, sempre se viene confermato una settimana. L'altra novità, vediamo un po'. Beh, l'altra novità è che vediamo un po' quest'altra notizia, ve l'ho parlato, di questo ve ne ho parlato. Ecco, sempre tornando alla questione telefonia. Abbiamo potuto vedere alcuni screenshot dell'interfaccia di Tizen 3.0 in azione su un Samsung Galaxy S4. Poi se andate nel link del blog, del sito internet che vi ho linkato come fonte, troverete anche altre informazioni e altri screenshot, ad esempio su un S3 se non vado errato. L'interfaccia di Tizen 3.0 è carina. Mi piace, mi aspetto però che Samsung e i suoi partner riescano finalmente a imporsi sulla concorrenza, perché sul duopolio Apple e Android, Samsung ne ha le risorse finanziarie. In passato ci ha provato con Badara. Speriamo che riesca, come dire, a credere di più nel progetto, in questo caso Tizen, e a sponsorizzarlo di più. Non gli faccia fare la stessa fine che gli ha fatto fare a Bada, che nonostante fosse un ottimo progetto interessante, poi alla fine è stato abbandonato e ucciso dalla stessa Samsung. Speriamo quindi in Tizen, che dovrebbe avere i primi terminali nel prossimo anno. Ultime due notizie di cui vi voglio parlare è che vabbè, è stato rilasciato un nuovo PPA per Ubuntu 13.10 Sausi, che verrà rilasciato a ottobre. In questo nuovo PPA saranno disponibili delle componenti per Gnome 3.10, perché come ben sapete Ubuntu verrà rilasciato con la versione 3.8. qualche cosa, però come sempre in casa Ubuntu, la bellezza di casa Ubuntu è proprio quella che c'è un PPA praticamente per tutto. C'è un PPA ufficiale sviluppato dagli stessi sviluppatori, rilasciato, mantenuto dagli stessi maintainer di Gnome in casa canonica, che appunto vi consentirà di provare Gnome 3.10 anche su Ubuntu 13.10. A me piace questa cosa, che se ne dica, perché ad esempio vedete il caso di Fedora, non è possibile provare in anteprima Gnome 3.10, in questo caso con Ubuntu un PPA passa la paura. Poi oltretutto sono PPA ufficiali, come nel caso ad esempio mi viene sempre fatta l'appunto su Kubuntu e sulla necessità di aggiungere un PPA aggiuntivo per poter seguire le ultimissime versioni di KDE.
in anteprima. È un PPA ufficiale, è rilasciato dagli stessi impacchettatori di KDE per Kubuntu, quindi che cazzo di problemi ci sono? Ci sono problemi, scusate il francesismo. L'ultima notizia di cui vi voglio parlare, le ultime due notizie anche, perché comunque sono le ultime tre, anzi, perché sono tre notizie molto importanti, che sono le ultime tre notizie che poi abbiamo postato sul blog. Abbiamo avuto modo di vedere una nuova video anteprima di Plasma Workspace 2, che è la prossima incarnazione del Workspace di Plasma per KDE. Bello. Speriamo che ci sia un ulteriore boost prestazionale alla faccia dei concorrenti. È iniziata la distribuzione da parte del comune di Monaco di Baviera dei CD con Ubuntu da distribuire ai cittadini. L'unico problema è che, come appunto avete ascoltato le mie parole, è stata utilizzata, preferito Ubuntu 12.04 LTS anziché Ubuntu. Il motivo principale è che con Ubuntu sarà possibile avere un supporto aggiuntivo, perché essendo una LTS che con supporto per 5 anni, quindi fino ad aprile del 2017, è meglio, sarà è più, come dire, una scelta più saggia, perché appunto con una distribuzione che verrà supportata per più tempo, non ci saranno problemi anche per i cittadini. L'Ubuntu, che era stato scelto all'inizio, non ha lo stesso supporto a lungo termine, anche se poi alla fine non è che cambia molto, perché i PPA sono, i repository sono sempre quelli, sono quelli basati. Pare che comunque appunto la richiesta sia arrivata direttamente da Canonical. Non ci voglio vedere del male, però è normale che uno pensa che se Canonical sia intervenuta l'abbia fatto al fine di promuovere meglio la sua distribuzione principale, Ubuntu, e non le derivate. Ho detto una cattiveria, sì, però è quello che pensate tutti. L'ultima notizia è quella che è stata postata fresca fresca questa mattina da Stefano, cioè l'intervento che è stato fatto da Gabe Newell, che, come ben sapete, Linux sarà la base del prossimo progetto della Valve, ovvero il rilascio della Steam Box. C'è stato ieri un intervento. Newell ha detto che Linux è il futuro del mondo del gaming, ed è comunque una cosa importante perché, come ben sapete, lo sviluppo di simili soluzioni non può far altro che bene, perché porta attenzione nel mondo Linux, porta sviluppatori e porta anche un maggior supporto per quanto riguarda i driver proprietari, che andranno sicuramente meglio. Bene, con questo video ho concluso. Scusate se sono stato un pochettino confusionario, che sono passato di palo in frasca tra notizie vecchie e nuove mischiate, però volevo fare una specie di resoconto degli ultimi avvenimenti. Con questo, diciamo, possiamo dire che ho concluso. Un saluto a tutti quanti, ci vediamo prossimamente con un nuovo video che ho intenzione di realizzare con un post correlato su Linux e le soluzioni per il mondo della scuola. Prossimamente vedete anche qualche altra piccola sorpresa sul blog, se tutto va bene. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ciao ciao!